Grandi, questa è Opinion Leader, un programma divertente, simpatico, un sacco di gente canta. Ciao! L'estate scatta puntualmente la voglia di mare, ma anche la voglia di amare. Lo sai cosa ho fatto l'altra sera? Ho portato il mio ragazzo sugli scogli, ho fatto trovare le candele, il ristorante cinese praticamente sugli scogli, le bacchette, abbiamo mangiato, abbiamo fatto l'amore, bellissimo. L'estate dà sicuramente libertà, spensieratezza. È divertimento. Ma cos'è che porta in più l'estate? E come puoi ripetere? La voglia di amare, la voglia di avventure, la voglia di conoscere, di fare esperienze. La voglia di amare e di mare. Aggiungiamo una A quando è possibile e leviamo una A quando vogliamo divertirci. Ma sole, mare e tanta passione. L'estate è fatta per questo, d'altronde. Divertimento in tutti i sensi. Sì, può essere che il sole, il mare, faccia qualche cosa. In estate forse è più passione, poi quando ritorniamo all'inverno è anche passione. Prima romanticismo, poi passione, no? Passione e sesso. E come puoi ripetere? Soprattutto di amare. Sì. Il mare l'abbiamo, ma l'amore manca, quindi venite. Voglia di mare è meglio. Voglia di mare, infatti sono bianca, voglia di mare. Amare no, animare tantissimo. Tradire ancora di più e soprattutto divertirsi, magari anche con te. E come puoi ripetere? Magari anche con te. Una bomba. Un cielo pieno di stelle, sicuramente. L'amore è normale. Questo non deve mancare. Quanto amore? Quanti amori? Uomini. Io ho uno. Gli altri non lo so, solo per la libera scelta comunque. Però l'amore ci vuole, deve colorare l'estate. Poi con questo cielo, la luna, la spiaggia, il mare, più romantico. Belle donne e vita notturna. Secondo te quali sono gli ingredienti giusti per un'estate esplosiva? Non saprei. Sole, mare. Uomini sì, uomini, uno solo. Relax, mare. Esplosiva. Una bomba. Alcol e belle ragazze. Thank you.
d'estate. Non andare mai a Rimini, nelle isole Eolie, no, nelle isole Eolie magari sì. E tu dove vai? A Palermo, servizio civile. Figatissimo. Non lo so, mi viene nella sfortuna. Non si deve andare a sciare. Ma in estate si può fare tutto. Quindi non c'è una cosa che non si può fare. Suicidarsi, penso. Cosa non bisogna fare d'estate? Scopare. Un sacco. Si può tagliare. Esattamente. E tu che cosa farai? Perché in estate tutto quello che devi fare, devi fare, devi fare, devi fare, e basta. Non lo so, io lavoro sempre in estate, quindi non lo so. Allora non bisogna lavorare. No, ecco, non bisognerebbe lavorare. Andare in vacanza. Come andare in vacanza? Sei l'unica persona al mondo. Secondo me bisognerebbe pensare cosa si deve fare. Vado al mare, vado in canoa, nuoto. Cosa non si deve fare d'estate? Non ci si deve non divertire. Lei dice che lo si deve stare con me. Ma dimmelo, dimmelo. Bisogna farsi degli altri, non si può tagliare. Ecco, visto che io sono un animalista convinto, dovremmo evitare di mettere i cani in pensione. Cosa non si deve fare d'estate? Andare in giro troppo nudi. Fare i bravi e fare i buoni, mai. Ciao.